Siamo alla sede del quartiere a Villa Pallini. Oggi facciamo appunto gli auguri ai cittadini e vogliamo sottolineare quest'anno il festeggiare il Natale attraverso tre piccole storie di tre realtà associative che lavorano sul territorio del quartiere, nel centro sociale di Via del Pesciolino, tre associazioni che si occupano di persone con particolari fragilità. Le associazioni sono Davide e Golia, il Girasole e l'associazione per la spina bifida. L'associazione Davide e Golia si occupa di terapia neuropsicomotoria e opera appunto nel comune di Firenze e nel comune di Scandicci. È un'associazione che è nata dalla collaborazione tra gli operatori e i genitori di bambini con disabilità diverse e appunto facciamo terapia neuropsicomotoria seguendo i bambini soprattutto, cioè in età evolutiva, soprattutto quindi i bambini piccoli. Già con la presidenza di Federico Gianassi gli auguri al quartiere erano insieme a delle realtà. Lo scorso anno la realtà del lavoro con gli operai della Seves e dell'Esaote. Quest'anno abbiamo pensato di porre all'attenzione di tutti i cittadini tre piccole realtà che hanno un importante compito sociale, quello di prendersi cura delle fragilità delle persone, in modo particolare dei bambini, perché il tema del Natale ci deve un po' spingere anche a guardare a certe situazioni particolari e cogliere anche i tanti segnali buoni che ci sono sul nostro territorio e festeggiare insieme ai cittadini, sottolineando la presenza di queste tre associazioni, credo che sia importante da questo punto di vista. Per l'occasione è importante anche che giungano i miei auguri, quelli di tutto il Consiglio di quartiere, a tutti i nostri cittadini. In modo particolare, ecco, che il giorno del Natale sia occasione di ritrovarsi con gli affetti cari e di avere un momento di serenità. Un augurio a tutti i residenti, a tutte le famiglie e un pensiero particolare alle persone anziane che a volte vivono il Natale con un po' di nostalgia, un po' di solitudine. Ecco, il quartiere è anche tutto l'anno pronto a stare al vostro fianco.